Benvenuti al Museo di Scienze della classe seconda B della Scuola Internazionale di Pavia. In questo slide parleremo ora dell'effetto placebo. Che cos'è l'effetto placebo? Nella medicina il placebo è una sostanza, o terapia, a volte perfino operazioni chirurgiche, priva di effetti, quindi l'acqua. L'effetto si ottiene facendo credere che il placebo abbia un effetto sulla patologia tanto che il corpo stesso crederà di essere guarito. Il termine placebo deriva dal latino e significa io devo convincere. Sappiamo in più che di questo effetto si sono avvalsi i medici sin dal XVII secolo. Il suo opposto è il effetto nocebo, che entra in gioco quando si dice che il placebo, sostanza, terapia, eccetera, sia negativo. Un esperimento. Nel 1996, 56 volontari parteciparono a questo studio per testare un nuovo antidolorifico chiamato Trivalentina. Un dito indice di ciascun soggetto era stato ricoperto dal nuovo antidolorifico, mentre l'altro era aperto. Poi entrambi si sono stati stretti da morse molto dolorose. I soggetti affermarono che il dito trattato faceva meno male dell'altro. Non dovrebbe essere risolto. Eccetto per il fatto che la trivalentina non è mai stato un vero antidolorifico, soltanto una falsa miscela con nessuna proprietà da legare al dolore. Benvenuti nella sala dei vulcani. Che cosa sono i vulcani? Un vulcano è una frattura della crosta terrestre da cui fuoriesce il magma sotto forma di lava, raffreddandosi, dà origine all'edificio vulcanico, la caratteristica della montagna detta Le parti del vulcano. Il vulcano è principalmente costituito da una camera magmatica, un cammino o condotto vulcanico principale, un cratere, uno o più condotti secondari e delle fessure laterali. In queste stanze del museo parleremo delle piante e la loro riproduzione. Le piante sono organismi viventi, perciò hanno un ciclo vitale che dipende dal tipo di pianta. Esistono tre tipi di piante diverse in base alla durata del loro ciclo vitale. Annuali vivono per una sola stagione, biennali vivono per due stagioni e si riproducono nella seconda, perenni vivono per più stagioni. La riproduzione delle piante. La riproduzione è il processo che porta alla nascita di una nuova piantina. Può avvenire in due modi: sessuata, in cui un ovulo viene fecondato dal polline della stessa pianta o di una pianta diversa. Dalla fecondazione si forma il seme che dà origine alla nuova pianta, che avrà caratteristiche genetiche simili, ma non uguali, o a quella dei genitori. Asessuata, cioè senza fecondazioni, ma attraverso organi vegetativi che si distaccano dalla pianta madre. Questo distacco può avvenire naturalmente oppure artificialmente attraverso l'intervento dell'uomo. In questa stanza parleremo delle foche. Allora, ora parleremo delle foche in generale. Vivono nell'acqua, ma anche sulla terraferma. Sono dei mammiferi e sono molto famosi per il loro carattere giocoso e divertente. In questa slide parleremo della foca della Sella. Allora, la foca della Sella mangia pesce, calamari o crostacei, viene dalla Groenlandia. Può essere lunga fino a 2 metri e può pesare dai 140 ai 190 kg. I cuccioli nascono con un pelo bianco che perdono dopo 3 mesi di vita. Una sua curiosità è che sulla schiena gli adulti hanno una grande macchia scura a forma di arpa, da questo deriva il loro nome sia in inglese che in italiano. Questa sala è dedicata alla tavola periodica. La tavola periodica degli elementi, tavola di Mendeleev, è lo schema che organizza gli elementi in base al loro numero atomico. È stata ideata nel 1869 dal chimico russo Dmitri Baranovsky Mendeleev. Contava in principio il numero di spazi vuoti per gli elementi previsti dalla teoria. È divisa in 18 gruppi e 7 periodi. Gli elementi sono raggruppati in metalli e gas. Il litio, dal greco lithios o pietra, è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi, indicato con il simbolo Li e con il numero atomico 3. Appartiene al primo gruppo. Il litio, nella sua forma pura, è un metallo tenero, color argento, che si ossida rapidamente a contatto con l'aria o l'acqua. È il più leggero degli elementi solidi ed è usato principalmente nelle leghe conduttrici di calore, nelle batterie e
come componente in alcuni medicinali. Il litio è il più leggero dei metalli, come tutti i metalli alcalini. Il litio reagisce facilmente con l'acqua e in natura non si trova all'assetto metallico a causa della sua notevole reattività. Se riscaldato produce una fiamma color cremisi, ma quando brucia intensamente la fiamma diventa bianco brillante. Questa è la slide dedicata alle piante grasse. Le piante grasse sono conosciute come piante succulente, ma sono chiamate impropriamente piante grasse. Sono quelle piante che sono dotate di tessuti particolari che gli permettono di immagazzinare molta acqua. Per la presenza di questi tessuti particolari, foglie, arbusti e radici diventano carnosi e ingrossati. Spesso queste piante vengono chiamate tutte insieme cactus, ma cactus si riferisce a una precisa famiglia di queste piante, derivanti tutte dall'America. Ecco le loro caratteristiche. Le piante grasse sono adatte a vivere in condizioni di aridità, quindi hanno bisogno di molta acqua, e questo è ciò che fanno per ridurre le perdite di acqua. Presentano uno speciale metabolismo, chiamato CAM, per minimizzare la perdita di acqua. Foglie assenti e ridotte di forma sferica, riduzione del numero di stomi, il fusto è la sede principale della fotosintesi, la forma di crescita può essere compatta, sferica o a cuscino compatto, e c'è la presenza di cutine, cere e peli. Buongiorno a tutti, oggi parleremo del corpo umano. Qua possiamo vedere tre sistemi del tutto differenti, quello muscolare, quello scheletrico e quello circolatorio. Questi sono quelli che permettono il funzionamento di tutto il corpo, come per esempio il movimento. Invece qua possiamo trovare i nomi dei diversi componenti sia del sistema muscolare che di quello scheletrico. Sono entrambi molto importanti, anche se svolgono funzioni diverse. Il sistema muscolare è l'insieme degli organi che permettono attraverso la contrazione muscolare il movimento del soggetto e lo scorrimento di sostanze all'interno degli organi, come sangue e cibo. Invece le funzioni del sistema scheletrico sono sostegno, protezione di parti molli e delicate come la scatola cranica che protegge il cervello, la gabbia toracica che protegge i polmoni, la colonna vertebrale che protegge il midollo spinale e il midollo osseo. Le altre funzioni sono equilibrio insieme a muscoli e articolazioni sotto il controllo dei nervi, il movimento, il fondo strettamente connesso ai muscoli, la produzione di globuli rossi, bianchi e piastrine tramite il midollo osseo, il deposito di sale minerale. Invece, in questa slide possiamo vedere le principali differenze tra il corpo femminile e maschile. Benvenuti nella stanza del kiwi. Che cos'è il kiwi? Il kiwi è uno strano tipo di animale, sembra un mammifero normale, ma in realtà non è un mammifero, bensì è un uccello. Il kiwi non può volare perché mille anni fa ha iniziato ad adattarsi all'habitat terrestre, ha smesso di usare le ali, ha iniziato a muoversi con le zampe e ha iniziato a cacciare. Il kiwi è anche l'animale nazionale della Nuova Zelanda. I kiwi sono animali territoriali, infatti di solito hanno dai 5 ai 50 ettari di territorio. Vivono in coppia, ma se non lo fanno significa che il kiwi è alla ricerca di un partner. I kiwi sono piccoli uccelli che arrivano dai 35 fino ai 60 centimetri. I kiwi fanno uova e le uova sono poco più piccole delle dimensioni del loro corpo. I kiwi mangiano ragni, insetti, larve di diverso tipo, lumache, chiocciole, frutti caduti dagli alberi, piccoli pesci ed anfibi. E possono essere divisi in varie specie, ma non sono così diversi. L'unica cosa che cambia è la dimensione. Ci sono Apteryx rowi, Apteryx australis australis, Apteryx australia lauri, Apteryx asti, Apteryx ouni. In questa stanza del museo parlerò della classificazione degli animali. L'inventore della classificazione per gli animali è Paolo Linneo. Linneo suddivide gli animali per le loro condizioni. Animali che camminano, animali che nuotano, animali che crescono e animali che volano. Linneo inoltre suddivide gli animali in due gruppi e in due gruppi. Adesso vi dirò qualche curiosità su Carlo Linneo. Carl Linton Linnaeus nasce molto il 23 maggio 1707 e muore a Uppsala nel 10 gennaio 1778 in Svezia. Lui è stato medico, botanico e naturalista.
In questa stanza del museo invece parleremo dei buchi neri, uno degli oggetti più misteriosi dell'universo. Il buco nero è un corpo celeste con un campo gravitazionale così intenso che rende impossibile a ogni cosa che oltrepassi l'orizzonte degli eventi, compresa la luce, di uscire. Ha origine da una stella massiccia, molto più grande e pesante del Sole, alla fine della sua vita, che collassa su se stessa, poi che rende impossibile appunto anche l'uscita della luce, è invisibile e si possono solo osservare tramite gli effetti che si esercitano sullo spazio circostante. Dopo molto tempo un buco nero può morire, questo perché le particelle degli oggetti che ha catturato iniziano lentamente a uscire dalla singolarità a livello subatomico. E quando tutte queste particelle sono uscite, il buco nero scompare, smette di esistere. Questo processo è molto lungo, richiede centinaia di migliaia di anni e anche più. Il buco nero più conosciuto nella storia cinematografica è Gargantua, il buco nero supermassivo in Interstellar, film realizzato da Christopher Nolan nel 2014. Questo film è stato realizzato anche con l'aiuto del fisico Kip Thorne, che vanta anche un premio Nobel nella fisica. Grazie a lui Interstellar possiede la simulazione più accurata di un buco nero. Tuttavia, quella nel film è leggermente modificata rispetto alla simulazione reale, perché altrimenti nel film, per via dell'alta rotazione su se stesso del buco nero, sarebbe stato troppo confusionario. Abbiamo anche un'immagine reale di un enorme buco nero ottenuta nel 2019. È un'immagine del campo gravitazionale che circonda il buco nero nella galassia M87. Ha una massa di 6,6 miliardi di volte quella del Sole e anche all'incirca di 20 volte più grande del buco nero supermassivo al centro della galassia. In questa stanza del museo parleremo dei gatti. Qualcosa sui gatti. Il gatto è un mammifero carnivoro appartenente alla famiglia dei felini. Sono circa 50 le razze diverse riconosciute con certificazioni. Esistono due tipi di gatti, gatto domestico e gatto selvatico. I gatti selvatici hanno un pelo più lungo e hanno un carattere più scatenato, mentre i gatti domestici hanno un pelo più corto e sono molto più tranquilli rispetto ai gatti selvatici. Hanno una vita media di 14 anni. E le razze più diffuse sono persiano, Maine Coon, exotic shorthair, abissino, siamese, ragdoll, spins, rumese e bull.